Il concerto di Vasco è finito da circa un'ora. Qui sono nella posizione incrocio via Emilia, viale Berengario. Questo è l'enorme flusso di persone che sta uscendo dal concerto. Uno show indescrivibile. È il comandante. A che ora siete entrate dentro? Noi siamo entrate alle 5:30, 6:15. Ok, raccontatecelo com'è stato. Uno spettacolo, è sempre... Non si può raccontare, bisogna viverlo. Un attimo che... Concerto lungo, visto da dentro com'è? Bellissimo. Uno show unico che solo lui può fare e lo rifaremo pure adesso. Adesso io tornerei indietro ma lo rifarei tutto qua. Con un ginocchio rotto ma è da rifare assolutamente. Ok, l'ultima domanda è dove siete? Milano. Ok, ciao Modena, ciao Vasco, dai. Ciao Modena, ciao Vasco. Ciao Vasco, ciao Modena. Grazie per le emozioni vissute. Ciao Vasco, ciao Modena. Ciao da Montegorbo, provincia di Frosinone. Ciao, la ciociaria. È stato il concerto. Spettacolo. Stamattina sono entrato alle... No, siamo entrati alle 4 del pomeriggio di venerdì. Ah, ho capito. Si è fatta la presa di 22 ore per aspettare il concerto. Solo per Vasco? Solo per Vasco. Giustamente. Ma com'è il popolo del Vasco? Bellissimo. Com'è stato il concerto? Numero 1. Vasco, cosa ha fatto? Numero 1. Com'è stato il concerto? Fantastico. Vasco, tenuto botta? Miseria. Come no? Dai, va. Lo rifareste? No. Senza dubbio. No. Da che ora siete entrati? Alle 2. Sì. Il pezzo più bello delle... Dai, tutte. I vecchi, la prima mezz'ora è stata la più bella. Il popolo del Vasco com'è? Che gente è? È misto, c'è di tutto. Ho fatto la bellezza di 134 concerti. Solo di Vasco? Vasco solo. E c'ho gli anni di Vasco purtroppo, sono del 52, del 12 di maggio, 65 anni. E la canzone più bella di Vasco secondo lei? Per me sono tutte belle. Un posto di quella, sono tutte belle. Com'è stato il concerto? Spettacolare. Com'è il popolo del Vasco? Come si può descrivere? Unico! È unico. Dove unico. Tornate? Viareggio. Ciao, buon viaggio. Ciao! Com'è stato il concerto? Bellissimo, esagerato. Lo rifareste un'altra volta? Certo, mille. Fantastico, stupendo e ci siamo stancati tantissimo. A che ora siete entrati? Stamattina alle 10. Dalle 10, insomma, belle 12 ore di, 12 ore di musica, diciamo. Ah, di musica, sì. Adesso dove tornate? Adesso torniamo a Bari. Bari? C'è il pullman che ci aspetta. Allora, un'ultima domanda, com'è il popolo del Vasco? Fantastico. Fantastico. Ora siete entrati? È un evento epocale. Stamattina siamo arrivati con il pullman dalla Calabria ed è stato qualcosa di meraviglioso, come solo Vasco sa fare. E com'è il popolo di Vasco? Ci vedete, siamo silenziosi, ce ne stiamo tornando a casa soddisfatti, felici, non abbiamo arrecato disturbo e siamo innamorati di Vasco. Com'è andato il concerto? Benissimo, è stato spettacolare. Com'è stato Vasco? Come ce l'aspettavamo, spettacolare. Adesso dove tornate? Come? Ecco, rifareste questa esperienza? Sicuro, certo. Il popolo del Vasco com'è? Sempre presente e sempre attivo. Il concerto è stato bello, ne vogliamo un altro. Bellissimo, emozionante. Da che ora siete entrati? Noi siamo entrati ieri sera. Ok, quindi da 24 ore sì. Dentro. E, raccontacelo, com'è stato? Oh, è stato bello per me, è stata un'emozione unica. Infatti ci tenevo tantissimo ad andare a questo concerto perché Vasco mi piace tantissimo, sono proprio malato. Vivere questa esperienza com'è stata? Allora, traumatica in parte perché comunque trascorrere la notte al freddo e
non è semplice, anche perché le copertine e quant'altro sono arrivate dopo. Sì. E poi però ovviamente si fa tutto per un compenso importante che è appunto quello del concerto, quindi alla fine è stata una bellissima esperienza. Ok, lo rifareste? Sì, sì. Solo per Vasco? Sì, solo per Vasco. Concerto di Modena Park, com'è stato? È bellissimo. Imponente. Bellissimo. Maestoso. Vabbè, poi conosciamo qualcosa la band di sicuramente Vasco è entrato che... nella storia. Sì. Ma siamo entrati. A che ora siete entrati dentro? A mezzogiorno, circa mezzogiorno. E vivere tutto questo concerto da dentro, com'è stato? Non è stato tanto... faticoso. Tanto leggero, però comunque sapevamo a che cosa andavamo incontro. Per il Vasco si fa? Questo è altro. Per Vasco tutto. Ok, com'è stato Vasco sul palco? Raccontate. Informissima. Era informissimo. Nonostante l'età, molto gli acciacchi. Molto spiritoso. Molto spiritoso, come al solito. Ironico. Carico. La rifareste questa esperienza? Sempre. Noi sempre. Per Vasco questo ed altro. È andato il concerto? Diciamo che è andata bene. Pezzo più bello. No, è andata bene perché Vasco è stato molto eccezionale nelle sue canzoni, è stato molto bravo, noi lo vediamo sempre bene. Molto bene Vasco. Un grande evento. Sì, molto grande. Grande Vasco. Anche per te? Potevo andare meglio. A parte che a me non mi sembra giusto la cosa. Chiedi a lui. Vabbè, dai, un saluto a Vasco. Grande Vasco! Vasco! Com'è stato il concerto? Super. Grande Vasco. Super. Come è stato? Bellissimo, stupendo, spettacolare. Aspettiamo la replica. Vasco, bene. Vasco. Come è stato il concerto? Bellissimo. 4 ore vissute come? Carica adrenalina pura. Per te? Bellissimo. Addio. Bellissimo. Come è stato il concerto? Bello, bellissimo. 4 ore vissute come? Bellissimo, uno spettacolo. Lo rifareste? Sì, molto volte. No, che stamani quando siamo passati da bar mettiamo tutto. Lo rifareste? Sì, alla grandissima. Vasco come ha fatto 4 ore? Come ha fatto 4 ore Vasco? L'ho visto in gran forma. Sì, hanno fatto molta parte strumentale però. Sì. Adesso siete stanchi? Adesso torniamo a casa in moto. Ma che ora siete entrati in concerto? Cos'era? Le 2:30. Le 2:30? Sì, sì. È andata bene allora? Sì, sì, posto? Sì. Bella musica? Sì, sì. Ok, tornate dove adesso? A Bologna. Quello che abbiamo mai visto. 15 concerti più belli. 40 anni di carriera raccolti in un'unica serata. Bellissimo. La rifareste questa esperienza? Altre 1000 volte. Proprio più panini. Ok. Ali. È stato molto lungo tutte le canzoni, è stato molto, molto forte, tutte le canzoni, tutte quelle che ci aspettavamo, assolutamente sì. Allora, com'è andata questa giornata di Modena? Meravigliosa, sono senza voce, le ho cantate tutte, mi manca solo vivere o niente la nostra relazione che non ha cantato, però lo perdono, è un grande, unico, è indimenticabile ed è un'esperienza che sarà impossibile ripetere, sì. Noi veniamo da Formia, ma saremmo venuti da ovunque.